Mentre la terra dei fuochi continua a bruciare, come vedete noi siamo fuori dal tribunale, attendiamo ancora risposte dalle istituzioni, dalla giustizia e dalle forze preposte. Basta roghi tossici, altrimenti non c'è riqualificazione, sviluppo e rilancio della Campania e del nostro territorio. Sì, però è una manifestazione che vuole evidenziare un paradosso. Questa mattina alle mie spalle nel Tribunale di Napoli inizia un processo contro Angelo Fedillo, che è uno dei protagonisti delle battaglie civili contro gli inquinatori, contro i roghi, ed è questo l'elemento che ha, mi immagino, fatto in modo che questa mattina ci trovassimo tutti qui. L'iniziativa serve a dimostrare come da un lato lo Stato sembra non accorgersi che i roghi continuano, e le fotografie che sono state mostrate lo dimostrano, e dall'altro lato addirittura mette sotto processo chi evidenzia come queste cose dovrebbero finire. Come parlamentare di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, napoletano, campano, sono convinto che vi è bisogno da un lato ovviamente di una prevenzione, quindi un maggiore controllo, ulteriore controllo del territorio. Non basta semplicemente aumentare le pene o introdurre nuove figure di reati, c'è poi bisogno di qualcuno che ovviamente faccia una prevenzione di quello che accade, e dall'altro evidenziare come le bonifiche purtroppo non sono ancora partite. Il governo nazionale e il presidente della regione De Luca hanno preferito utilizzare i soldi, piuttosto che per le bonifiche, per trasportare le ecoballe all'estero, ovviamente favorendo anche chi, imprenditore estero, quelle ecoballe le utilizzerà per produrre energia. Io penso che anche in questo c'è bisogno di maggiore attenzione.